Alessandro, tu come affronteresti questo lago? Beh, il lago è sicuramente molto impegnativo perché è una cava completamente naturale, priva di immissari e quindi non ci sono dei punti di riferimento specifici. Bisogna cercare i pesci che, per quanto mi dice Luigi, sono tanti e soprattutto belli. Ho visto le foto, ci sono dei pesci veramente interessanti. La difficoltà di questo lago è che, essendo stato allagato una sessantina di anni fa, tutti gli alberi e gli ostacoli che c'erano in precedenza sono diventati dei rifugi per le carpe. Rifugi dove è veramente difficile andare a stanare una carpa una volta allamata. Per questo motivo, Luigi ha giustamente imposto di non utilizzare gli ardiglioni, una accortezza che salvaguarda la carpa in caso di rottura o di slamatura, che è molto più facile. Molti pensano sia più difficile pescare senza ardiglione perché si perdono i pesci, ma non è assolutamente vero. Bisogna tenerli un pochettino più in trazione, ma non troppo, perché poi si rischia comunque di slamarli. Uno dei dilemmi che assilla un po' tutti i pescatori è se pescare con treccia o nylon. Il nylon ha sicuramente il vantaggio, nei confronti di ostacoli duri come le rocce o grossi tronchi, di scivolare su essi e quindi di non lacerarsi. Ha però per contro una grande estensione, quindi ci accorgiamo forse un po' più in ritardo delle mangiate dei pesci e hanno un pochettino più di libertà ad entrare negli ostacoli. Questo fa sì che purtroppo alcune si vadano a intanare e, come dicevamo prima, è difficile poi recuperarle. La treccia ha per suo conto il grosso vantaggio di essere rapidissima, appena si muove non c'è assolutamente estensione, quindi possiamo essere immediatamente sui pesci una volta allamati. Ha per contro che è veramente deleterio in caso di rottura, in quanto se una treccia si lega a un albero non viene più via se non in troppi anni per non far morire la carpa. Io passerei a come abbiamo affrontato questo lago, le montature nello specifico, e Marcello dopo ci aiuterà perché ci farà vedere una montatura con un sasso a perdere, anche questa una accortezza imposta tra virgolette da Luigi, ma lo imporrebbe il buon senso. E una montatura classica con una Boilies affondante ed un innesco senza nodo. Siamo proprio alle basi del car fishing, credo però che sia appagante il fatto di pescare in maniera molto semplice, senza troppi perfezionismi che non servono assolutamente a nulla. Un'altra esca, io ho parlato di Boilies, potrebbero essere le Tigernut. Le Tigernut sono esche molto interessanti. Credo però siano più indicate nel periodo estivo. In questo momento la temperatura si è leggermente abbassata e questa notte ha piovuto copiosamente. Purtroppo abbiamo anche perso due carpe, ma non per colpa della pioggia. Ora vediamo con Marcello una montatura che secondo me è ideale per questo tipo di lago. Utilizzeremo infatti una montatura con il sasso a perdere. Per l'utilizzo del sasso a perdere ci sono due sistemi: o un pezzettino di camera d'aria come stiamo utilizzando noi all'interno del bolt rig, o altrimenti fasciare il sasso con della bava del 14 o del 16 che sicuramente quando andremo a ferrare si romperà. Nel nostro caso 9 volte su 10 siamo in grado di poter riutilizzare la camera d'aria con un altro sasso, in quanto quando parte il pesce il sasso si toglie e noi abbiamo il diretto contatto con il pesce. Posso farti una domanda? Perché hai scelto questo tipo di materiale per fare questa montatura? Che cos'è e perché l'hai scelto? Allora, questo materiale si chiama LEDCOR e serve nella parte finale del terminale per essere sicuri che il nostro terminale si possa adagiare completamente sul fondo, in quanto è una treccia con all'interno del piombo. E il piombo ha un potere altamente affondante, quindi siamo sicuri di avere la nostra lenza sempre stesa sul fondo. Adesso vi faccio vedere il terminale. Stiamo utilizzando una treccia inguainata, procederemo con spelare i primi 15-20 cm di inguainatura,
magari dopo ci spieghi anche perché si utilizzano questi materiali inguainati. Si utilizzano questi materiali inguainati per non avere, innanzitutto per non farlo gorare la treccia con gli ostacoli che possiamo avere, e poi sempre per lo stesso principio, in quanto l'inguainatura ci permette di avere il terminale più steso. Allora, noi stiamo pescando con una montatura molto semplice, senza nodo. Senza nodo si parte facendo una piccola asolina nella quale andremo a fissare la boy. Possiamo mettere anche più di una di palline? Sì, dipende da come abbiamo intenzione di pescare. Di solito, accoppiata a una boil affondante, ci si mette una boil pop-up per cercare di far risaltare il nostro innesco sulla pasturazione che abbiamo nella zona vicina. Però nello specifico le due partenze che abbiamo avuto le abbiamo avute appunto solo su una affondante. C'è un rapporto per l'amo, l'esca, o possiamo utilizzare un amo qualsiasi? Ma diciamo la cosa principale è far sì che l'amo non venga, come si suol dire, messo in ombra dalla pallina. Quindi aumentando il volume dell'innesco possiamo o distanziare il capello, quindi distanziare l'amo dal finale, o per mantenerlo più vicino aumentare lo spessore dell'amo. Per fare senza nodo partiamo infilando nell'occhiello da dietro il dacron, l'inguainato, e poi iniziamo a fare dei giri sul gambo. Scendendo verso l'esca, quindi? Scendendo verso l'esca. Indicativamente ci possiamo fermare all'altezza della punta dell'amo. Poi da qui iniziamo a tornare indietro e faremo ripassare l'inguainato sempre dalla parte dietro dell'occhiello. E la montatura è fatta. Bene, allora Marcello, come andiamo a terminare questa montatura? Arrivati a questo punto, una cosa indispensabile utilizzando un inguainato è pelare la parte vicina all'amo, in questo modo. Questo ci serve per garantire la assoluta mobilità all'innesco, e quindi quando la carpa andrà a prenderla in bocca si girerà nella parte sottostante della bocca, dove c'è la parte più dura e quindi dove siamo sicuri di poterla portare a riva. A questo punto io uso sempre un tubicino per connettermi alla girella, per essere sicuri che quando vado a calare o se mi capita di lanciare, mi dà la certezza che l'innesco non vada a finire sopra il piombo e quindi praticamente di non essere in pesca. Per connettere il terminale alla girella facciamo in questo modo: infiliamo dentro la girella e poi lo infiliamo nuovamente
con l'eccedenza facciamo 3-4 giri e la facciamo passare all'interno delle due asoline che si sono formate. Tiriamo. Tagliamo l'eccedenza e andiamo a posizionare il tubicino che avevamo precedentemente messo. Quindi lo andiamo ad incastrare sulla girella. Lo andiamo ad incastrare sulla girella, perfettamente. Proprio in questo modo. Sì, una montatura veramente semplice, ci sono alcuni passaggi, però credo che sia molto facile realizzarla. Sì, è molto facile realizzarla. L'unica cosa che bisogna tenere presente è la distanza fra l'amo in proporzione alla grandezza dell'amo. Diciamo che se stiamo fra i 5 e 10 mm dalla curvatura dell'amo è la distanza ottimale. E per dare una proporzione, una boil del 20, come ad esempio sto utilizzando io, si sposa bene con un amo del 2, mentre se scendiamo con una boia ad esempio del 16 è più indicato un amo del 4 e così via. A questo punto possiamo infilare il nostro piombo e ci possiamo preparare il sacchettino di PVA. Ok, quindi siamo giunti ad avere la nostra montatura, dobbiamo fingere purtroppo perché il tempo a nostra disposizione non ce lo consente, dobbiamo fingere di calare la montatura in acqua, vediamo come farlo al meglio. Quindi la montatura è pronta, andremo ad inserire in questo sacchetto di PVA, che non è nient'altro che un sacchetto idrosolubile, quindi si scioglie a contatto con l'acqua. Vi ricordo che ce ne sono di più tipi, soprattutto per sfruttare la temperatura dell'acqua, quindi lo scioglimento può essere più o meno rapido. Adesso abbiamo l'acqua ancora attorno ai 16 gradi, quindi uno scioglimento piuttosto veloce. Cos'hai inserito nel sacchettino? Allora, adesso ho inserito un po' di pellet, poi inseriremo delle palline, logicamente quelle con cui stiamo pescando, spezzettate per aumentare l'entrata in pesca e quindi il discioglimento di esse. Ne bastano 4-5, non di più. Ecco, ricordiamo ai nostri amici che chiaramente non vanno introdotti materiali liquidi o comunque con una parte di liquido, visto che scioglierebbero essi stessi già il sacchettino. Sì, soprattutto materiali con base acquosa. Se vogliamo dippare il nostro innesco, basta che sia una base oliosa e non si dovrebbe sciogliere, anzi non si scioglie. Per connettere il sacchettino del PVA utilizziamo un po' di filo sempre di PVA andiamo a infilare la montatura ti aiuto grazie all'interno e il filo lo facciamo passare dove avevamo messo la camera d'aria, all'interno del bolt rig. Nel caso in cui utilizzassimo piombi appunto in piombo, quindi di dimensioni ridotte rispetto al sasso, che ha un peso specifico inferiore, possiamo infilare dentro anche il piombo. In questo caso il sasso, essendo troppo grosso, lo possiamo tenere anche fuori, sicuramente non ci dà fastidio. È un bel bocconcino. Sì. E questo è il nostro terminale finito. Questo quindi si può calare direttamente sullo spot che abbiamo scelto in cui pescare e
La pasturazione quindi è esclusivamente questa, non aggiungi qualche cos'altro durante il lancio, eccetera? L'unica cosa che aggiungo sono una quindicina di palline spezzettate in modo da poter direzionare le carpe sul nostro innesco, quindi non sparpagliate, ma se possibile facendo una sorta di linea retta che nel caso in cui passassero delle carpe le attiva e quindi le incuriosisce nel cercare qualcos'altro e appunto troveranno solo il nostro innesco. Abbiamo chiaramente scandagliato tutto il lago per avere dei riferimenti piuttosto precisi, non possiamo andare ad occhio in un lago del genere, veramente bello e impegnativo. Ed Eco Scandaglio ci ha proposto alcune zone interessanti come quelle legnaie là in fondo ed alcuni erbai che si diradano verso il centro. Questo ci permette anche, in situazioni abbastanza compromesse come per esempio la notte, di poter lanciare le nostre canne e non di dover uscire sempre. Il tempo sta ulteriormente peggiorando e probabilmente pioverà, quindi penso che qualche canna verrà lanciata. Il lago permette il lancio soprattutto nella parte centrale, dicevamo, ma anche il marginale consente di avere dei buoni risultati. Sul marginale mi terrei sempre ad un metro o due da riva, dove abbiamo visto che le formazioni delle alghe sono sì presenti, ma non così massicciamente, come proprio nel sottosponda. Al centro non ci sono grosse formazioni di alghe, quindi abbiamo un terreno abbastanza piatto con un fondo semiduro e lì possiamo sbizzarrirci lanciando il sacchetto che abbiamo visto fare prima a Marcello. E pescando a spot, in pratica non pasturando troppo abbiamo la possibilità di cambiare anche postazione senza rischiare di spostare le carpe che vanno in cerca di troppi spot di cibo. Da questa parte abbiamo una parte sicuramente più impegnativa con alberi veramente importanti che escono. Anche qui abbiamo visto che le alghe in prossimità dei banchi di tronchi sono più cospicue, quindi ci terremo a un paio di metri, in questo caso un pochettino più al di fuori di questi banchi di tronchi sommersi, dove peraltro abbiamo già avuto due partenze. Purtroppo è andata male, si sono slamate, però vedremo di migliorare. Una cosa che ho tralasciato, ma a cui tengo veramente molto, è la sicurezza. La sicurezza in quanto in questo lago si pesca prevalentemente con la barca. Essendoci tanti ostacoli è impossibile pescare a lancio, quindi utilizzare la barca significa anche farlo in totale sicurezza. Per questo Luigi ha imposto l'uso del giubbotto salvagente. Tutti dovrebbero utilizzarlo in qualsiasi situazione, anche di notte quando sembra che sia molto più importante andare ad allamare una carpa, pensate soprattutto alla vostra sicurezza. Molti ragazzi purtroppo sono morti, non è un messaggio triste, ma è un messaggio di attenzione, perché vogliamo veramente che questa pesca sia un divertimento e nient'altro.